Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio farvi vedere la video recensione della This Dive My H9, o per leggerla all'italiana My H9. Insomma, se volete cercarlo poi su AliExpress, vi lascio comunque quel link che facciamo prima. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo supporto con un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche. Perché? Perché insomma, più cresciamo e più sono felice, non guadagno nulla da sto canale almeno. Mi fate vedere i numeri che aumentano e sono contento, mi accontento di poco. Cosa indosso in questo momento? Indosso proprio il My H9, facciamo i seri, insomma. Orologio che devo dirvi la verità, lo vedrete adesso nella video recensione, mi è piaciuto, bello, bello orologio. E ci sono dei difetti, alcuni più o meno grandi, eccetera, altri già li sapevo perché mi ero informato prima dell'acquisto e sapevo che comunque a This Dive aveva tra i maggiori problemi o comunque tra le cose dove era un po' più carente in termini di qualità, il bracciale che non era all'altezza degli altri competitor, come ad esempio possiamo metterci magari anche un Pagani Design. Brand che di solito fanno omage, che io non concepisco, non mi piacciono, insomma, c'è poco da fare, ho già messo dei video, ne ho già parlato, insomma, non fanno per me. Però in questo caso che cosa c'era di particolarità? C'era l'esigenza da una parte di mio fratello che mi ha chiesto un orologio, un consiglio per un orologio. Prezzo bassissimo, 100 euro. Ok, mi sono messo alla ricerca e ho cercato, secondo me, quello che poteva essere un orologio carino, con le caratteristiche di un diver, che era ciò che voleva lui. Bello da tenere al polso e che se una persona poi ti guarda il polso non pensa a quello cos'è un Rolex, no, è un fake, no, lo vedi ed è un orologio. Anche nel video di unboxing nessuno di voi mi ha detto sì, in realtà omaggia quel determinato modello. No, si ispira a quelle che erano le casse magari di un po' di decine di anni fa di alcuni Omega, eccetera, però non ricopia esattamente nessuno di questi. Viva Dio! Un bel modello, belle caratteristiche, insomma, adesso lo vediamo, non dilunghiamoci troppo. Vi aspetto qua per le considerazioni finali. Eccoci, non pensavo che l'avrei fatto, ma vi racconterò anche un po' la storia di questo brand. La denominazione corretta non è a This Dive, ovviamente, a This Dive è il brand, ma la ragione sociale è Shenzhen Mengyao Technology Co. Limited. Capitale sociale da 1 milione e è stata fondata da Wang Wenjun e Wang Jinzeng, che detengono la proprietà dell'azienda al 51 e al 49%, data di fondazione 31-5-2011. Eccoci, finita la storia del brand. Che cosa fanno? Principalmente fanno omaggio di modelli di casa Seiko, Omega, e altro. Questo modello invece non omaggia nessuno. Guardando il fondello c'è un'altra storia che si può raccontare sul brand. Vedete le due pistole e la maschera stanno a significare e rappresentano anche la battaglia che il brand ha deciso di intraprendere contro, diciamo così, la pesca subacquea e la distruzione che parte di questa, quella più ovviamente massiva, fa con i fondali. Quindi c'è anche un che di interessante. Iniziamo subito a vedere il bracciale, che è uno dei principali difetti dell'orologio e anche delle cose fatte, secondo me, peggio. Vedete la lucidatura della maglia centrale. Non mi fa impazzire, così come le lavorazioni e la spazzolatura. C'è molto spazio tra le anse, l'orologio è nuovo, quindi questo non è, diciamo così, ammissibile. I pin sono a pressione, la chiusura della clasp è molto semplice con una lavorazione sabbiata. Vedete la chiusura. Doppia chiusura di sicurezza e micro regolazione. È abbastanza leggero come bracciale, però non mi fa impazzire. I finali sono
sono pieni come potete vedere. Il fondello è carino, però insomma non mi fa impazzire il risultato finale. Ciò che mi piace di più di questo orologio è la parte invece che possiamo ammirare in questo momento. Abbiamo un vetro in zaffiro sintetico con trattamento antiriflesso. Possiamo ammirare quelli che sono gli indici stampati, tutto è stampato sul quadrante e è fatto decisamente molto molto bene. Lo vedremo poi con le macro. Sentite la ghiera unidirezionale, si muove molto molto bene, ceramica molto bella e particolare, devo dire la verità, ha un suo perché. Le sfere anche sono fatte e realizzate molto bene, il quadrante poi ha questo effetto granulare che gli dà una tridimensionalità molto molto interessante. Anche per quanto riguarda gli allineamenti, non ho trovato disallineamenti, voglio dire, su un orologio di una fascia entry-level bassa non è assolutamente cosa da poco conto. Corona, la corona di carica funziona molto bene, il movimento è il classico NH35 che non vi sto neanche a raccontare, ovviamente corona di carica e relativo fondello serrati a vite, come state vedendo. Ovviamente relativo fermo macchina. Vedete, devo dire la verità, la presa e l'utilizzo è decisamente molto molto buona. Avrei preferito una gradito, insomma, una lavorazione qui, magari la riproduzione di quello che è il logo, che è molto carino e particolare, una non saprei. Fermo macchina, che ovviamente funziona correttamente. Risettiamo. Il movimento lo conosciamo tutti, quindi non sto ad elencarne le caratteristiche. Devo dirvi la verità, è stato fatto. È comunque una sicurezza, quindi ogni volta che lo si aziona risponde molto bene. Un'altra cosa interessante è la cassa. Vediamo la lavorazione, questa curva che viene fatta dalla cassa, e sulle anse vediamo che c'è una lavorazione interna per cui questa parte delle anse si muove e forma una curva interna molto molto interessante, un design devo dire molto molto bello che aiuta anche ad avere una diciamo così una regolazione al polso estremamente bella. Vedete? Al polso sta decisamente molto molto bene. Un'altra cosa estremamente interessante per quanto riguarda questo orologio è il vetro bombato, che devo dirvi ha una curvatura molto molto seducente. Vedete anche la leggera deformazione che fa delle sfere? Sicuramente è un'ulteriore lavorazione che conferisce all'orologio una qualità e una particolarità che non sono da poco. Guardiamo di nuovo il fondello che ci ricorda le caratteristiche principali. Ovviamente parliamo di acciaio 316L, movimento NH35 e un grado di impermeabilità fino a 200 metri. Quindi tutto quello che si può desiderare da un orologio, diciamo così, che utilizziamo in battaglia per quando facciamo dei tuffi o vogliamo semplicemente goderci la spiaggia senza troppi troppi problemi. Guardiamo ora qualche macro per apprezzarlo in maniera più ampia e più soddisfacente, ricordandoci anche le misure che, ulteriore aspetto positivo, sono identiche a quelle che sono presenti sul sito, che non è cosa da poco. Abbiamo una cassa di 40 mm,
Lo spessore era dichiarato 13, ma la curvatura lo fa diventare attorno anche ai 15,5-16. La corona di carica da sola misura 7 mm, il passo delle anse è da 20. Devo dire che sul polso, davvero, queste misure permettono anche a un polso piccolo come il mio, che ricorda da 16 e mezzo, una indossabilità davvero perfetta. Guardiamo la prova al buio dell'orologio. Vedete? Al buio è tutto luminescente. L'inserto ghiera, il quadrante, le sfere. Devo dire che la performance della pasta luminescente utilizzata è eccezionale. Non si può chiedere di meglio, la resa è davvero ottima. Eccoci, spero che il video vi sia piaciuto, che la video recensione sia stata utile per voi, per scegliere, insomma, nel momento in cui state cercando un orologio da battaglia per tutti i giorni. Secondo me questo orologio fa davvero al caso vostro, o se lo state cercando magari progettando già le vostre vacanze al mare, che in tempi come questi di chiusura, eccetera, possono essere magari un buon modo per staccare la testa e pensare già al futuro, e un futuro che ci auguriamo tutti sia migliore di questo. Vi ringrazio per aver visto questo video, insomma, io lo promuovo, devo dirvi la verità, soprattutto perché ragazzi, 100 euro, guardatevi in giro, guardate che cosa potete prendere con 100 euro, davvero c'è poco o niente, e questo soprattutto secondo me diventa interessante per chi, come me, fino a non troppo tempo fa, non riusciva a farsi apprezzare, ad esempio, il logo Orient. Io il logo Orient adesso ce l'ho, c'ho il Camaso blu, però non lo so, soprattutto per un ragazzo giovane, forse ha un look un po' così, non lo so, magari è solo una mia pecca, non riuscire ad apprezzarlo fino in fondo. In questo caso invece è un look molto più giovane, molto più fresco e probabilmente per i più giovani, per iniziare, può essere un orologio con cui divertirsi, smanettare, aprire il fondello, insomma, fateci un po' quello che vi pare e piace. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me, Facebook, Instagram, canale Facebook, il gruppo Facebook dove inserisco le offerte migliori che trovo in giro sul web, insomma, ce n'è un po' di ogni. Io vi aspetto in ognuno di questi luoghi e se volete entrare in contatto con me, io rispondo davvero sempre, quasi quasi tutte le ore. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona giornata.